Allora, buongiorno a tutti, io sono Emma Lazzari, lavoro al CNR e sono coinvolta in diversi progetti relativi all'Open Science, tra i quali OpenAIR, che è la grande infrastruttura europea per l'Open Access e l'Open Science. Il webinar di oggi è dedicato a fornirvi un'introduzione alle tematiche Open Science e Open Access. Con me c'è Silvia Giamberini dell'IGG che mi aiuterà nella presentazione cercando di sottolineare un pochino più gli aspetti relativi agli ambiti delle scienze della Terra e dell'ambiente. C'è anche con noi la mia collega Gina Pavone che ci assisterà dal punto di vista tecnico. Io vi prego di utilizzare per le domande durante la presentazione il tasto Q&A che potete vedere sulla barra in basso del vostro schermo. Le domande verranno raccolte e risponderemo al termine delle presentazioni. Potete per favore utilizzare questo tasto e non la chat che riserverei solo per problemi di tipo tecnico, se non sentite se qualche problema. Lascio quindi la parola per una breve introduzione a Silvia e Oh, poi no. possiamo cominciare. Okay, grazie. Innanzitutto io ringrazio Emma e Gina e lo staff di OpenAIR per la collaborazione perché sono state veramente bravissime, disponibilissime e gentilissime come sempre. Abbiamo pensato di fare questo seminario originariamente per il nostro istituto, per l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, ma poi abbiamo deciso di, diciamo, allargarlo a una platea più ampia, per il grande interesse che secondo noi questi temi hanno, nel mondo della ricerca. Quindi per ora, faremo, diciamo, un piccolo assaggio di quello che, sono i temi che potremo affrontare e vedrete che le domande e le curiosità saranno tante. Abbiamo pensato infatti di organizzare, penso dopo la fine dell'estate, un corso più articolato e più strutturato sull'open access, probabilmente in modalità, diciamo, webinar come questo, e che sicuramente potrà, diciamo, soddisfare le curiosità e le domande che verranno fatte oggi. Tra l'altro, Emma ci farà vedere un sistema per porre, oltre alle question and answers, un sistema per condividere le risposte e le domande che verranno durante il seminario. Io vi parlerò più che altro, vi prenderò poco tempo per parlare di una iniziativa internazionale diciamo, l'accesso pubblico e la condivisione dei dati di osservazione della Terra ed è l'iniziativa del gruppo On Earth Observation. E poi, diciamo, credo che Emma parlerà anche un po' delle infrastrutture per la ricerca e quindi dell'uso dei dati aperti nelle infrastrutture europee per la ricerca scientifica. Io direi che ci siamo. Emma, se vuoi iniziare, non so se vuoi far vedere come funziona Mentimeter prima di iniziare e poi possiamo dare Ma inizio. lo possiamo fare alla fine della mia presentazione, Ok, perfetto. vi spiego tutto dopo. Ok, io a questo punto chiedo di spegnere il video e i microfoni, chiedo ai panelisti ovviamente di spegnere il video e i microfoni e posso iniziare. Ovviamente i partecipanti non possono accendere il microfono in questa modalità webinar, però come vi ho detto prima, potete utilizzare il tasto Q&A per le domande e la chat se ci sono problemi, ad esempio, di connessione. Gina ci sta seguendo e quindi si occuperà lei di rispondervi. Allora, partiamo con la presentazione di oggi. Questo webinar, appunto, è dedicato a, diciamo,
diciamo, fare una piccola overview di come si può dare accesso alla conoscenza, accesso aperto attraverso l'open access, e ci concentreremo poi su che cosa accade nell'ambito delle scienze della Terra e dell'ambiente. Io mi piace sempre partire nelle mie presentazioni, nei miei seminari, con una grossa parte piuttosto corposa di introduzione e di motivazioni, perché credo siano molto importanti per capire a fondo quali sono i principi che stanno dietro all'open science e comprendere che l'open science e l'open access non sono solo un aggravio burocratico, ma hanno veramente un senso, e il senso è quello di migliorare fondamentalmente il modo in cui facciamo scienza. Questo che vedete è un estratto della nostra Costituzione, l'articolo 33,1, che dice che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La domanda che io vi faccio oggi e che accompagnerà un po' tutto questo seminario è veramente così? Siamo davvero sicuri che la scienza sia libera? I ricercatori sono liberi di studiare gli argomenti che sono di loro interesse, o sono in qualche modo legati ad un sistema che li costringe a scegliere determinati argomenti e a proseguire il loro lavoro su determinate linee di ricerca? Beh, vediamo un pochino in modo molto semplice, stilizzato, come funziona oggi il ciclo della ricerca. Parte tutto da un'idea, l'idea di un ricercatore che per portarla a termine, per fare ricerca, per capire se le sue ipotesi, che derivano chiaramente dall'osservazione dell'ambiente, corrispondono alla realtà dei fatti, ha bisogno di chiedere un finanziamento. Quindi fa una proposta di progetto oppure utilizza i fondi che gli vengono dati dalla sua istituzione, e poi una volta ottenuti questi finanziamenti è in grado di proseguire e di iniziare il suo lavoro di ricerca vero e proprio, quindi pianificare esperimenti, raccogliere dati, e produce in tutto questo una serie molto varia di risultati e di prodotti: articoli scientifici, raccoglie dati, crea software così via. Tutto questo poi si riduce allo stato attuale delle cose a chiudere tutto quello che ha prodotto all'interno di un articolo scientifico. Questo articolo scientifico spesso viene chiuso dietro il cosiddetto paywall, e diciamo le attività del ricercatore si riducono al famoso tetto publish or perish, cioè se io non riesco a pubblicare un certo numero di articoli, non riesco a farmi citare dalla mia comunità, purtroppo la mia carriera in qualche modo non va avanti. Quindi io come ricercatore muoio e la mia carriera finisce, o comunque non prosegue. Siete sicuramente consapevoli in questo momento che leggere gli articoli di cui voi siete autori al di fuori della vostra rete istituzionale non è per niente gratuito. Questa è una pagina, uno screenshot che io ho fatto degli articoli che ho scritto in passato. Come vedete, se io faccio questo screenshot dal mio computer di casa o mentre sono fuori comunque dalla mia rete istituzionale, questi articoli sono per me tutti chiusi. Io non li posso nemmeno leggere. Devo necessariamente, come vedete in alto, effettuare un institutional sign-in, quindi devo farmi riconoscere come appartenente ad una determinata istituzione per poter leggere i miei, scaricare e quindi fruire del mio stesso articolo che ho scritto. Quello che sicuramente avete notato in questo periodo in cui molti di noi sono in telelavoro è che se voi volete provare a scaricare l'articolo, dopo avervi chiesto di effettuare un sign-in, quindi farvi riconoscere come qualcuno che può avere accesso, perché lo vedremo poi dopo, ha pagato un abbonamento, vi scontrate, se non avete questo sign-in, vi scontrate contro il cosiddetto paywall, cioè in questo momento l'IEEE
con il quale io ho pubblicato diversi articoli nel corso della mia carriera, mi chiede dai 15 ai 33 dollari ad articolo per poter scaricare e fruire di quello che io ho scritto. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che la vostra istituzione paga e le riviste scientifiche si basano per la maggior parte su abbonamenti, quindi la vostra istituzione paga questi abbonamenti per cosa? Per darvi accesso ai contenuti. Che cosa significa? Che quello che voi ottenete non è la proprietà dell'articolo. Come avete visto, se non siete dentro la vostra rete istituzionale non potete avere accesso. Quello che voi avete è l'accesso per un anno a determinati articoli contenuti in una lista di riviste per la quale la vostra istituzione paga un abbonamento. Questo è una grande differenza rispetto al passato, prima dell'era digitale, diciamo, in cui in realtà le biblioteche, pagando, possedevano qualcosa, quindi entravano in possesso delle riviste cartacee. Dal momento in cui abbiamo avuto diciamo la rivoluzione digitale, non si parla più di possesso, ma si paga per avere accesso, quindi per leggere qualcosa. Quindi la domanda che io vi faccio è: perché stiamo spendendo soldi pubblici per chiudere i risultati delle ricerche in riviste scientifiche che sono attualmente ad accesso limitato e a pagamento, cioè danno accesso solo a chi ha pagato un abbonamento alla rivista? Perché lo facciamo? Perché abbiamo un sistema di valutazione della ricerca che in qualche modo segue le nostre attività e ci costringe a far parte di questo sistema. Come funziona la nostra valutazione della ricerca? Sicuramente voi conoscete questi argomenti, ma io vorrei oggi focalizzarmi su alcuni aspetti e stuzzicare un pochino il vostro spirito critico. Si basa su indici bibliometrici, oppure per i settori non bibliometrici, su liste di rivista di fascia A. Quali sono gli indici bibliometrici che vengono utilizzati? Beh, sono tutti basati sul numero di citazioni. Il numero di citazioni è importante per calcolare sia l'H-index, come sapete è un indice che ci fa capire, mette in relazione il numero di articoli che un ricercatore scrive e quanto questi articoli sono citati dalla comunità. Quindi uno scienziato ha un indice H-index N se ha almeno N lavori con almeno N citazioni ciascuno. E poi c'è il cosiddetto impact factor. L'impact factor, a differenza dell'H-index, non si riferisce all'autore, ma si riferisce alla rivista nel quale l'autore ha pubblicato un articolo. Per un dato anno, l'impact factor di una rivista prende in considerazione i 2 anni precedenti di storia della rivista e ci dà una media delle citazioni per articolo. Quindi, sommando il numero di citazioni totali che gli articoli contenuti in una determinata rivista per i 2 anni precedenti a quello che stiamo considerando e dividendo questo per il numero totale di articoli pubblicati, si ha il cosiddetto impact factor. Beh, questi indici presentano diverse criticità. Innanzitutto gli scienziati giovani sono penalizzati perché chiaramente hanno una produzione scientifica inferiore, non si considera il contesto delle citazioni, quindi se io cito negativamente un articolo, questo articolo comunque ha una citazione in più. Vedremo poi dopo nel corso della presentazione quanto questa affermazione è importante. Sono influenzati dalle limitazioni delle banche date delle citazioni. Considerate che, per esempio, Scopus, sulla quale si basa il calcolo di questi indici, è una banca dati che è in mano agli editori, è una banca dati chiusa a pagamento, quindi anche lì voi potete andare su Scopus e verificare questi indici solo perché la vostra istituzione ha pagato un abbonamento. Non sono per niente trasparenti perché noi abbiamo a disposizione da Scopus il valore dell'H-index o dell'impact factor, ma non sappiamo su quali dati si basano questi valori. Non abbiamo accesso ai dati grezzi delle citazioni.
Come sapete, il numero di citazioni di un articolo può essere facilmente manipolato sia da autori che da revisori. Questi, diciamo, queste male pratiche avvengono sia in modo, consapevole che inconsapevole, chiaramente. Siamo spesso portati a citare dei gruppi di ricerca che conosciamo oppure che con i quali collaboriamo come sapete i revisori hanno per esempio la facoltà di suggerire alcune citazioni che non sono state ancora incluse nell'articolo in fase di peer review. Non tengono conto del numero di autori di un articolo e soprattutto non tengono conto dell'effettivo contributo di ciascun autore, quindi chi ha veramente fatto il lavoro sporco, lavorato, ha avuto l'idea, noi non lo possiamo distinguere da chi è stato inserito per altri motivi nella lista degli autori. Non tengono conto della multidisciplinarità della ricerca perché questi indici sono strettamente legati hanno una forte correlazione con la comunità di ricerca alla quale appartengono i ricercatori, quindi hanno valori medi più alti o più bassi a seconda della disciplina scientifica di riferimento. Non agevolano per niente la libertà della scienza che viene sancita dalla Costituzione per ovvi motivi. Allora, la domanda che io vi faccio è: che cosa stiamo valutando? Stiamo valutando una cosa molto semplice, la capacità dei ricercatori di adattarsi a questi indici e a come sono costruiti. Questo è un articolo che è uscito su PLOS One l'anno scorso e ha mostrato come dal momento in cui in Italia è nata ANVUR e sono nate quindi criteri che vi ho appena elencato per valutare i ricercatori, quello che è successo è che le autocitazioni in qualche modo, cioè l'indice che mi fa capire quanto un ricercatore citi se stesso o il suo gruppo di ricerca, abbiano avuto un'impennata rispetto alle medie degli altri paesi e questo fatto si può spiegare facilmente con l'adattamento che i ricercatori italiani hanno avuto rispetto al modo in cui producono questi articoli, al modo in cui citano se stessi o altri gruppi. Questa modalità, diciamo, si è adattata alle nuove regole imposte da ANVUR e i criteri di valutazione. Come funzionano oggi le riviste scientifiche? Lo sappiamo molto bene tutti, però io vorrei anche qui farvi ragionare e soffermarmi su determinati aspetti. Abbiamo una comunità scientifica di riferimento, in questo caso la vostra è quella delle scienze della Terra e dell'ambiente. Un ricercatore che appartiene a questa comunità ha un'idea, scrive un articolo. Questo articolo nel gergo si chiama preprint, è un manoscritto originale che l'autore scrive e diciamo che appartiene a lui. Questa copia non è soggetta a nessun tipo di copyright da parte degli editori. Che cosa fa l'autore? Invia a un editore scientifico, a un journal editor, il suo preprint per una valutazione, chiaramente per una peer review e un'eventuale pubblicazione. Vorrei sottolineare come l'editore al quale voi inviate questo preprint, la persona che assegna poi i revisori al vostro articolo, appartenga alla comunità scientifica e non è qualcuno pagato dal publisher, quindi è un vostro collega, voi stessi. L'editor sceglie i revisori accettano di cominciare questo processo di peer review, leggono il preprint, fanno i loro commenti, apportano delle correzioni, fanno domande, il manoscritto viene inviato con i commenti di nuovo all'autore. Cosa fa l'autore a questo punto? Risponde ai commenti, integra, cambia l'articolo, lo modifica sulla base dei commenti dei revisori e crea quello che si chiama post-print. Ora, il post-print, come vedete, è il risultato di un lavoro che è stato svolto sia dagli autori dell'articolo originale, del preprint, ma anche dai revisori.
In tutto questo ancora non abbiamo visto la figura del publisher, quindi tutto si sta svolgendo attraverso il lavoro di persone che appartengono alla vostra comunità scientifica, quindi a voi stessi. Stiamo parlando di ricercatori. Questo post-print viene di nuovo sottoposto ai revisori che possono chiaramente approvarlo o rifiutarlo. Se lo approvano, questo viene preso a questo punto dal journal editor, dal publisher, quindi da una persona che lavora per il publisher scientifico, Elsevier, l'IEEE, qualsiasi tipo di publisher di riferimento della vostra comunità. A questo punto questa persona fa dei piccoli editing, magari sposta delle immagini, inserisce il nome del journal, il volume, la pagina, mette il fiocco, diciamo, a questo post-print e lo fa diventare la versione editoriale. Dopodiché vi fa firmare un copyright con il quale voi cedete tutti i vostri diritti all'editore e crea la versione editoriale che viene pubblicata. Questo è, diciamo, come funziona oggi e quali sono i ruoli della comunità e dei publisher per la pubblicazione. Come si fa poi ad avere accesso a quello che viene pubblicato? A questo punto voi avete ceduto i vostri diritti, non siete più proprietari di niente, sostanzialmente siete solo gli autori. Questo però non significa, come avete visto prima, che potete andare sul sito dell'editore e scaricare il vostro articolo. Da questo momento in poi non lo potete fare più. L'accesso funziona attraverso diversi modelli di business. Li vediamo nel dettaglio. Beh, ci sono dei modelli editoriali e dei costi che si differenziano. C'è il modello tradizionale ad abbonamento. Questo modello prevede, come abbiamo visto, che le istituzioni paghino un abbonamento annuale per dare accesso ai contenuti al proprio personale, quindi ricercatori, dottorandi, assegnisti. Io vi chiedo adesso, secondo voi, quanto costa un abbonamento per un'istituzione media? Questo abbonamento, quindi il costo che ogni istituzione, il CNR, l'Università di Pisa, l'Università di Firenze, singolarmente paga per darvi accesso. Beh, questi costi sono enormi, si parla di una cifra compresa fra 1 e 3 milioni di euro l'anno per consentire accesso. Quindi per farvi leggere i vostri articoli sul sito dell'editore, per farveli leggere a voi, chiaramente, che appartenete a queste istituzioni. Questi sono i costi medi che vengono spesi da ogni istituzione di ricerca del mondo. Quindi non comprensivi, ma il CNR spende per esempio 3 milioni di euro l'anno, l'Università di Pisa ne spenderà 2, chiaramente dipende dalla dimensione dell'università o dell'ente di ricerca, ma queste sono le cifre. C'è poi un altro modello che è quello che noi associamo al termine open access. In realtà questo modello di business non ha niente a che vedere con l'open access, così come lo impareremo a comprendere oggi. Questo è un modello di business, quindi è il modo in cui gli editori fanno soldi grazie a quello che voi scrivete. Il gold open access, viene chiamato nel gergo tecnico, è un modello secondo il quale è l'autore che paga una APC, Article Processing Charge, per rendere accessibile il suo articolo. In realtà non è poi così vero perché molte riviste Gold Open Access non chiedono un contributo agli autori. Solo il 27% delle riviste Gold Open Access chiedono il pagamento di una APC. Il restante si basa su altri modelli di sostentamento. L'articolo a questo punto è accessibile a chiunque, quindi anche voi potete andare sul sito dell'editore e scaricarlo, anche se siete fuori dalla vostra rete istituzionale. Quanto costa questa APC? Beh, questa APC ha un costo molto vario, dipende dal giornale, si parla di poche centinaia fino a 5-6 mila euro. C'è poi il modello ibrido. Questo modello prevede che la rivista sia una rivista tradizionale ad abbonamento, ma l'editore chieda un contributo economico agli autori per rendere accessibile a chiunque solo quell'articolo che è compreso nella rivista. Queste APC, queste Article Processing Charges che vengono chieste agli autori sono molto inferiori, diciamo più o meno la metà rispetto a quello che viene chiesto in un modello tradizionale Gold Open Access.
Ma qui c'è un po' il diavolo, perché questo modello rappresenta un double dipping, cioè tenete presente che voi pagate poco per rendere accessibile al mondo il vostro articolo, ma in realtà la vostra istituzione sta ancora pagando un abbonamento per fare in modo che voi possiate avere accesso alla vostra produzione su quella rivista. Le problematiche degli attuali modelli, quindi a questo punto le avrete capite, i contratti degli editori non sono trasparenti, gli autori cedono tutti i loro diritti, copyright, pensando di non avere scelta, ma in realtà non è così, perché siete voi che state cedendo qualcosa all'editore, non è l'editore che vi sta imponendo di rinunciare ai vostri diritti sugli articoli. I costi degli abbonamenti salgono sempre di più, ogni anno si parla di un incremento di 1-2%, i costi dell'APC, cioè i costi che voi pagate per il Gold, Open Access e per il modello ibrido come autori non sono tracciati e le istituzioni non hanno idea di quanto siano. Chi l'ha fatto, perché esistono dei modelli che ci consentono di farlo, ha scoperto che questi costi complessivi annuali sono più o meno paragonabili ai costi degli abbonamenti. Quindi quei 2 milioni di euro medi che le istituzioni pagano in realtà sono raddoppiati dai costi di queste APC. Gli autori e i revisori non sono remunerati. Voi non venite pagati per scrivere, non venite pagati per revisionale o per fare da editor a una rivista, ma fornite sostanzialmente in modo gratuito la materia prima agli editori che con questa materia prima fanno enormi profitti. Questo che io vi ho lasciato qui è un estratto dell'articolo che trovate poi sul Guardian nel link che vi lascio. Nel 2010 Elsevier ha riportato di avere un margine di profitto del 36%. Sulla sua, nel suo, insomma, nella sua gestione, e che è addirittura superiore a quello di Apple e di Google. Quindi pensateci bene mentre quando scrivete un articolo, quando fate la vostra ricerca e quando chiudete tutto dietro a questi paywall. Questi sono i profitti che gli editori fanno perché voi gli fornite la materia prima in modo gratuito. Questa è una frase molto carina di Graham Steele, che non è un ricercatore, ma ha avuto a che fare con il mondo chiuso della ricerca. Publishing research without data is simply advertising, not science. Cioè, quando voi scrivete un articolo e non allegate a questo articolo i dati, e questo ci porta poi a capire, la seconda parte di questa presentazione, state semplicemente facendo pubblicità alla vostra ricerca. Non state dimostrando niente perché le prove stanno nei dati e se voi non fornite i dati, chiaramente non fornite le prove che quello che voi state scrivendo corrisponda alla realtà dei fatti. La domanda quindi è, abbiamo visto che i ricercatori scrivono questi articoli e chiudono il contenuto delle loro ricerche dietro a un paywall, ma tutto il resto di quello che un ricercatore fa durante la sua vita di tutti i giorni, dove finisce? Che cosa ci stiamo perdendo in questo sistema di valutazione della ricerca che tiene in considerazione solo i giornali e le riviste sui quali noi pubblichiamo, ci stiamo perdendo un sacco di cose. I risultati negativi, per esempio, che sono importantissimi per la scienza, i dati, le metodologie, i software, le proposte di progetto, le capacità di leadership, per esempio, di un ricercatore. Tutto questo, non è considerato nella valutazione. Soprattutto non vengono considerati i dati che vengono raccolti e che vengono collezionati dai ricercatori. Questo è un articolo ormai di qualche anno fa, risale al 2013, dove è stato dimostrato che la maggior parte, si parla dell'80% dei dati che erano stati raccolti negli anni 90, è perso per sempre. Perché? Perché è contenuto in dei dispositivi che ormai sono obsoleti e non riusciamo più a aprire sostanzialmente ad avere accesso ai nostri dati. Pensate a quanti dati sono stati conservati dentro a dei floppy disk che oggi non abbiamo la possibilità di leggere perché i nostri computer non hanno più un lettore adatto. Questi dati sono da qualche parte, ma i ricercatori non riescono ad avere accesso, non sanno più dov'è il computer, è un computer vecchio, non si accende più, insomma, ci sono tutta una serie di motivazioni anche molto simpatiche che potete trovare in questo articolo, ma la cosa fondamentale è che noi perdiamo ogni anno il 17% della produzione dei dati. Quindi
quindi questo ci porta un po' a capire perché oggi vi parliamo di scienza aperta e di open science, perché questo è sinonimo di buona scienza. Questa è una vignetta molto carina dove si sottolinea che i ricercatori non vogliono in qualche modo condividere i dati perché pensano che siano una loro proprietà, ma gli si fa notare chiaramente da parte della società che questi dati sono stati prodotti con i soldi pubblici che provengono dalle nostre tasse, quindi noi abbiamo diritto di vedere dove sono questi dati. Vi faccio qui alcuni esempi che si ricollegano un po' al discorso che facevamo in precedenza sul fatto che noi siamo un po' chiusi dentro a questo sistema che ci fa scrivere le ricerche in questi articoli, non condividiamo i dati, ma questo poi porta chiaramente non a un modo sano di fare scienza. Questo è un paper molto famoso che è quello su cui si basano tutte le teorie famose sull'austerity che sono state applicate in diversi paesi in passato. Quindi la tesi che questo paper fondamentalmente voleva portare all'attenzione è che la crescita economica rallenta drasticamente quando la dimensione del debito di un paese supera il 90% del prodotto interno lordo. Che cosa è successo? È successo che a un certo punto gli autori di questo paper hanno cominciato a pubblicare molto su questo argomento. Molte pubblicazioni uno dietro l'altro, un giorno arriva un professore che chiede a uno studente di dottorato di replicare come esercizio grafici che erano contenuti in questo articolo. Beh, lui non riesce a pubblicarli perché i dati non sono messi a disposizione. In realtà sono dati pubblici, quindi dati aperti, ma lui non riesce in nessun modo ad applicare l'algoritmo che è descritto in questo paper per produrre gli stessi grafici. Quindi che cosa fa? Chiama gli autori, scrive una mail e si fa mandare il foglio Excel con il quale loro avevano creato questi grafici. Beh, sorpresa delle sorprese, questo foglio conteneva degli errori di calcolo. Quindi, pur essendo i dati disponibili, perché erano pubblici, dati pubblici, il modo in cui erano stati selezionati e analizzati conteneva degli errori. Questi errori sono stati chiaramente trovati dallo studente di dottorato e questo articolo e altri sono stati ritrattati. Quindi sono stati, diciamo, in qualche modo cancellati dalla produzione scientifica. Cancellato non è così tanto vero perché comunque l'articolo rimane disponibile ed è per questo che prima vi dicevo che il contesto delle citazioni è importante. Questo articolo ha ricevuto tantissime citazioni dopo la sua ritrattazione perché c'è stata un po' una corsa a voler dimostrare che comunque quello che era contenuto lì era falso e perché. C'è poi un altro esempio molto carino che vi lascio oggi. Questo è la storia di un autore, Diederik Stapel, che aveva pubblicato, a un certo punto della sua carriera, ha cominciato a pubblicare su una linea di ricerca nuova. Di questa linea di ricerca è diventato l'autore di riferimento nella comunità, ha pubblicato 58 articoli. Anche qui, a seguito delle segnalazioni di tre studenti di dottorato dell'università olandese per la quale lui lavorava, è stata avviata un'indagine che ha portato a scoprire che in realtà questo ricercatore si era completamente inventato i dati sui quali basava le sue ricerche. Questo perché? Perché ha cominciato con un articolo. L'articolo ha avuto un grandissimo successo, lui ha ricevuto tantissime citazioni, è diventato diciamo, l'esperto maggiore di quella linea di ricerca e non ha più saputo fermarsi. Quello che è successo è che chiaramente gli è stato ritirato il dottorato, i suoi articoli sono stati ritrattati, ha ammesso pubblicamente di aver fabbricato i dati che stavano sotto a questi articoli, quindi i dati non solo non esistevano, lui scriveva di cose inesistenti. Quindi che cosa è successo poi dopo? È successo che l'università olandese per la quale lavorava e tutta l'Olanda in generale hanno cominciato a considerare seriamente l'open science e la pubblicazione dei dati, soprattutto insieme agli articoli, e oggi sono uno dei paesi più avanti rispetto a queste tematiche, proprio perché hanno avuto un danno d'immagine enorme.
per via di questa vicenda. La domanda che vi faccio è: se questa persona avesse condiviso i suoi dati, probabilmente qualcuno della comunità si sarebbe accorto subito che c'era qualcosa che non tornava. Questo non è stato fatto e chiaramente ha portato poi alla conclusione di questa storia. Questo che vi lascio è un blog molto importante, interessante, si chiama Retraction Watch e lista tutti gli articoli che vengono ritrattati. Lista anche i motivi per cui vengono fatti, ritrattati, e vi fa poi una classifica molto interessante degli autori che hanno avuto più ritrattazioni nella loro carriera. Potete andarlo a consultare, è molto interessante. Vi lascio poi con una vicenda un po' di attualità. Vi faccio notare come l'open science oggi per il coronavirus sta avendo un grandissimo riscontro. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo, per esempio, che molti editori stanno mettendo in open access tutti gli articoli, quindi non rientrano più negli abbonamenti. I ricercatori stanno condividendo i dati. Ad oggi, per esempio, abbiamo 3.697 sequenze del virus depositate in GenBank, che è un repository di riferimento per la comunità. Gli scienziati sostanzialmente stanno condividendo tutto. Perché lo stanno facendo? Perché condividere in questo momento porta chiaramente a accelerare il processo scientifico. La domanda però che vi faccio è: ma se lo stiamo facendo perché in questo momento è strettamente necessario? Perché questo virus sta bloccando il mondo intero e sta chiaramente uccidendo tantissime persone. Perché non lo possiamo fare sempre? Cioè, perché rallentiamo la scienza dietro a questo sistema che in realtà non ci porta nessun beneficio? E qui, inizio a parlarvi di open science. Perché serve l'open science? Perché, come abbiamo visto, il sistema della comunicazione scientifica è regolato oggi sostanzialmente da interessi di mercato, che sono in mano ai grandi editori commerciali e è basato su criteri di valutazione della ricerca che sono non solo obsoleti, ma anche, in qualche modo, non legati alla vera qualità della ricerca. Abbiamo visto che le istituzioni pagano costi enormi per via di questo sistema e si sta parlando di fondi pubblici. Milioni di euro ogni anno finiscono nelle mani degli editori scientifici che non producono risultati. Non sono loro che producono i risultati li producete voi. In tutto questo li producete e li date agli editori in modo gratuito. C'è una stima che è stata fatta nel 2015, oggi chiaramente si parlerebbe di altre cifre, molto più alte. Si è stimato che nel mondo si pagano circa 10 miliardi di dollari ogni anno solo per gli abbonamenti. Quindi quei famosi milioni di euro che ogni anno le vostre istituzioni pagano diventano complessivamente 10 miliardi di dollari. Pensate quante ricerche si potrebbero portare avanti con questi soldi. E allora, come si fa open science? Che cosa vuol dire? Open science vuol dire rendere aperto ogni passo della ricerca, quindi non solo i vostri articoli, ma tutto, i dati, le metodologie, i software, qualsiasi cosa voi producete come scienziati. Si basa su principi di trasparenza, riproducibilità, collaborazione, inclusività, riuso, e si basa sull'idea fondamentale che se la ricerca viene finanziata con fondi pubblici, deve necessariamente essere pubblicamente disponibile. Quindi ogni cittadino ha il diritto di trarre vantaggio dalla ricerca che viene finanziata con i soldi, che provengono dalle sue tasse. La Commissione europea in questi anni ha compiuto una scelta decisa a favore dell'open science. Sono più di 10 anni che la Commissione parla di open science e lo vedremo poi in seguito. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono enormi. Qui ce ne sono alcuni, ma chiaramente voi potete ragionare e trovarne sicuramente altri. C'è un miglioramento della qualità della ricerca, quindi si parla anche di etica della scienza. Si migliora la collaborazione e l'efficienza, lo abbiamo visto e lo vediamo in questi giorni con il coronavirus. L'innovazione si velocizza e si ha anche un coinvolgimento dei cittadini e della società nel processo scientifico, aumentando in questo modo la trasparenza. L'esempio che facciamo sempre nei nostri corsi è quello di Internet. Internet è nato come un protocollo di scambio interno del CERN. Se il CERN avesse in qualche modo brevettato questo protocollo, la storia del mondo oggi sarebbe
molto diversa, hanno scelto invece di aprirlo a tutti. E oggi noi abbiamo internet. Che cosa vuol dire fare open science? Open science è un termine ombrello che si pone nelle dinamiche anche che coinvolgono l'integrità della ricerca, la valutazione e le infrastrutture che ci consentono poi di fare open science e comprende tante cose, non solo open access alle pubblicazioni, ma anche open access ai dati, protocolli aperti, open peer review, che è un aspetto molto importante. Un pilastro fondamentale è l'open access alle pubblicazioni e ai dati della ricerca. Che cosa vuol dire? Vuol dire dare accesso online libero e senza restrizioni ai risultati della ricerca, cioè ai testi e ai dati. Vorrei qui, come faccio sempre, sottolineare che open access non vuol dire pagare per pubblicare. Abbiamo visto prima che quello che noi conosciamo come open access in realtà è un modello editoriale, un modello di business, il gold open access, che non va confuso con l'open access che invece i ricercatori possono portare avanti nel lavoro di tutti i giorni, aprendo i propri contenuti e i propri risultati. Come si fa a dare accesso alla produzione scientifica istituzionale? Lo si fa attraverso un repository. Che cos'è un repository? È un archivio di oggetti digitali open access che sono resi disponibili e scaricabili ed è accessibile e interoperabile attraverso un protocollo di scambio di informazioni che si chiama OAI-PMH. Questo significa che infrastrutture possono avere accesso ai dati che sono contenuti in questo repository e avere accesso alle informazioni che ci sono dentro in modo automatico. Quindi non solo l'utente può andare sul repository e avere accesso ai contenuti, ma anche una macchina può processare le informazioni. Soprattutto la cosa che vorrei sottolineare è che un repository archivia gli oggetti e implementa una politica di archiviazione a lungo termine, cioè conserva l'informazione. Se voi archiviate un articolo nel vostro computer o in un cloud, è vero che lo avete archiviato, ma non è detto che abbiate implementato una politica di conservazione a lungo termine dell'informazione. Ci sono vari modi per scegliere un repository, molte istituzioni hanno un repository istituzionale per le pubblicazioni dedicato ai propri ricercatori. Se la vostra istituzione non ne ha uno, potete usare i repository messi a disposizione per la vostra comunità o comunque in modo generale. Zenodo, per esempio, forse molti di voi lo conoscono, è un repository che è stato creato in collaborazione fra OpenAI e il CERN ed è aperto a tutti, chiunque può andare. Leggere le informazioni e farsi un account e depositare i propri risultati della ricerca. Che cosa vuol dire quindi fare open access, dare accesso aperto alla letteratura scientifica, agli articoli? Abbiamo visto il modello di business gold open access, questa è una strada per dare accesso aperto alla vostra produzione. Come vi dicevo prima, solo nel 26% dei casi ci sono dei costi per l'autore, per la pubblicazione aperta, accessibile a tutti sul sito dell'editore. Potete, se no, se non scegliete di pubblicare in una rivista di questo tipo, percorrere quella che si chiama la strada verde, cioè il green open access. Ovvero si deposita in un archivio aperto, quindi in un repository istituzionale, tematico oppure su Zenodo, rispettando il copyright che voi avete firmato con l'editore, quindi qui non si viola niente, la versione che l'editore vi consente di depositare per l'open access, ovunque questa sia stata pubblicata, quindi in qualsiasi tipo di rivista. A volte l'editore chiede un embargo, cioè nel copyright è previsto che per
6 mesi, 12 mesi, 18 mesi, l'accesso all'articolo che voi depositate nel repository non sia possibile in modo aperto, perché l'editore vuole avere in qualche modo l'esclusiva della pubblicazione. Questo va benissimo. Potete impostare il periodo di embargo, quindi l'apertura pianificata del vostro articolo al pubblico attraverso le funzionalità che i vostri repository vi mettono a disposizione. Come si fa? Quali sono le versioni che si possono depositare? Si parla di preprint, lo abbiamo visto prima, quindi la vostra bozza, il vostro manoscritto che inviate all'editore per chiedere la pubblicazione in una rivista. Questo non ha ancora i commenti dei revisori inclusi. C'è poi il post-print o accepted manuscript, che abbiamo visto essere la copia, la versione finale, che è quella che inviate sostanzialmente all'editore prima che vi venga notificata l'accettazione. Quindi è uguale nei contenuti alla versione invece editoriale o pubblicata sul sito dell'editore, l'unica differenza sta nell'impaginazione editoriale. Per sapere qual è la versione che è possibile depositare seguendo il copyright che voi firmate con l'editore, c'è una banca dati che vi aiuta, si chiama Sherpa Romeo in questa slide che poi chiaramente vi metterò a disposizione, trovate tutti i link. Per trovare invece una rivista open access e sapere se fa pagare APC, potete consultare la Directory of Open Access Journal. La domanda che vi faccio è: è solo un obbligo, serve davvero? Beh, serve tantissimo. Serve non solo per tutto quello che abbiamo detto in precedenza, ma serve anche per abilitare servizi, come per esempio un paywall che cerca in rete una versione aperta del paper a cui non avete accesso. È lo SciHub legale. Tanti di voi sicuramente conoscono SciHub. SciHub è illegale, non lo potete usare. La persona che lo ha creato, probabilmente lo sapete, ma continua a spostarsi di paese in paese ed è ricercata a livello mondiale. OpenAir vi offre la stessa funzionalità, cioè su OpenAir potete andare, cercare articoli, capire dove sono le copie open access e andarle direttamente a scaricare. Abilitano il text and data mining, che sono strumenti molto preziosi, rappresenta uno strumento molto prezioso per affrontare la complessità della conoscenza, e poi dà accesso ai risultati alle piccole e medie imprese. Potete velocizzare, lo stiamo vedendo molto bene ora, diciamo, il processo di pubblicazione, perché voi potete pubblicare i vostri risultati come preprint, favorire l'open peer review ed evitare questo ritardo enorme che oggi gli articoli hanno dal momento in cui voi fate una scoperta al momento in cui questa viene resa disponibile al mondo. In questo momento, con il coronavirus, i preprint hanno avuto un'impennata pazzesca e gli stessi editori pubblicano i preprint prima della peer review. E infine, se la vogliamo vedere dal punto di vista, la prospettiva del sistema in cui siamo ancora richiusi oggi, se il lavoro vale, crescono anche le citazioni. Qui, ora io queste slide le scorrerò molto velocemente, ma ve le lascio come riferimento. È un articolo molto carino che è stato scritto l'anno scorso e che ci dice quali sono i 10 famosi miti da sfatare sull'open access. Ce ne sono appunto 10, qui trovate una traduzione in italiano che è a cura di Ilaria Fava. Uno fra tutti è, ve lo sottolineo qui, ma poi lo possiamo vedere meglio nella discussione: l'open access ha creato i predatory publisher. Questa cosa non è assolutamente vera. I predatory publisher li conosciamo molto bene, esistevano molto prima delle politiche open access della Commissione europea. È un modo fraudolento di fare scienza, la cosa molto, di fare pubblicazioni scientifiche. La cosa molto interessante è che in più persone hanno provato, per esempio, a fare una lista dei predatory publisher e a descriverli attraverso alcune caratteristiche. Beh, è uscita una lista l'anno scorso di caratteristiche dei predatory publisher e John Brems ha dimostrato che ciascuna di esse si poteva applicare ad Elsevier. Quindi è molto difficile capire qual è il confine fra i predatory publisher e gli editori tradizionali.
Io questi chiaramente poi ve li lascio, ora non li vado a vedere nel dettaglio, sono riflessioni molto carine, molto interessanti. Vi parlo ora di come si può fare per dare accesso in modo aperto ai dati della ricerca. Intanto vi chiedo perché. Beh, perché bisogna condividere i dati, lo abbiamo visto prima, perché la scienza diventa più affidabile, c'è più trasparenza, c'è possibilità di controllo, che non è per niente una cosa negativa, lo abbiamo visto, ci sono persone che in modo, diciamo, più o meno consapevole si possono approfittare di questo sistema. Si può riprodurre e verificare la ricerca che voi pubblicate, si possono riutilizzare i dati anche per ipotesi di ricerca molto diverse alle quali magari voi non pensereste mai. Si dà visibilità e impatto alla produzione scientifica. Vi faccio rivedere la vignetta che abbiamo visto prima per introdurre un aspetto molto importante sul quale solitamente c'è molta discussione durante questi seminari. Beh, i dati non sono vostri. I dati della ricerca non sono opera di ingegno, ma sono informazioni. Le informazioni non possono essere soggette a copyright, quindi a diritto d'autore, che copre l'espressione, ma non le idee. Quindi voi potete chiaramente imporre, chiedere il copyright sull'articolo scientifico, perché è uno scritto originale vostro, è un'opera del vostro ingegno, ma non potete chiudere con un copyright i vostri dati. Il copyright non si può applicare ai dati. La tutela in realtà esiste sulle grandi banche dati, sulla struttura della banca dati, che può essere un'opera di ingegno, cioè se io strutturo la mia banca dati in modo ingegnoso, posso in qualche modo mettere un copyright sulla struttura, ma non sul contenuto. C'è una legge in Europa, il diritto sui generis, che copre anche l'estrazione, la riproduzione, la diffusione di una parte sostanziale di un database che è stato prodotto però con alcune regole, cioè con un investimento di soldi, di tempo molto importante. Ed è un diritto difficile da far valere perché chiaramente la legge non ci dice cosa vuol dire investimento sostanziale, non ci dice cosa voglia dire, qual è la percentuale sostanziale di estrazione coperta da questo diritto. I dati grezzi quindi non sono coperti dal copyright, voi non potete vantare nessun diritto sulla misura della temperatura esterna della vostra stanza da letto. Chiaramente, come abbiamo visto prima, questa è un'informazione. Quindi non potete vantare nessun diritto sull'informazione in sé per sé. Abbiamo visto che si può vantare qualche diritto sulla struttura, la selezione e l'organizzazione dei contenuti di un database, non sui dati che contiene, e che c'è un diritto sui generis che si applica solo in Europa proteggendo lo sforzo sostanziale per la raccolta, non per la creazione dei dati. Attenzione perché spesso chi possiede questi diritti è l'istituzione e non il ricercatore. Qui c'è un piccolo riassunto di quello che vi ho detto prima. Quindi sostanzialmente le domande che bisogna porsi sono due. Siete autori del dataset che avete creato? Sì, nel momento in cui lo potete dimostrare, e per questo è importante che voi depositiate i vostri dati in un repository per avere una data certa di pubblicazione, un identificativo persistente. Siete proprietari dei diritti sul dataset? No, perché i dati sono informazioni. Quindi i dati della ricerca non vi appartengono ed è per questo che dovete imparare e li dovete gestire nel modo corretto. Quindi chiaramente qui si entra nella parte relativa all'open science che copre la gestione dei dati. La gestione non vuol dire aprire necessariamente i dati, perché ci sono alcuni dati che effettivamente non possono essere aperti e non si può fornire accesso aperto a chiunque a questi dati per vari motivi. Perché? Perché possono contenere informazioni personali, perché possono contenere informazioni confidenziali.
Alcuni database, come abbiamo visto, possono essere soggetti a copyright o a diritto sui generis, oppure per altre motivazioni. Una differenza importante, però, che io vorrei che fosse molto chiara, è che c'è una differenza fra il depositare, quindi caricare i dati su una piattaforma che consenta di descrivere in modo corretto attraverso una serie di metadati strutturata i miei dati e che mi garantisca di conservarli a lungo termine. Il deposito si fa in un repository. Caricare i dati, quindi fare un upload dei vostri dati e descriverli, non vuol dire aprirli, perché voi una volta depositati potete decidere che tipo di accesso dare ai vostri dati, chi li potrà vedere, quando li potrà vedere e se l'accesso deve essere per esempio connesso a una richiesta specifica, quindi deve seguire determinate regole. Si deve poi indicare una licenza di riuso, sostanzialmente come le persone che arrivano sui vostri dati possono avere accesso ad essi e che cosa ci possono fare. Perché è importante, ve lo spiego di nuovo con un aneddoto. Anni fa un professore italiano ha ricevuto una richiesta da parte di una rivista nella quale aveva pubblicato un articolo. Gli sono stati richiesti i dati a distanza di qualche anno per dimostrare che quello che lui aveva pubblicato era corretto. Beh, questo professore non ha potuto mettere a disposizione i dati perché ha ammesso di averli persi durante il terremoto dell'Aquila. Quindi l'articolo che aveva scritto è stato ritrattato e lui ha perso la sua pubblicazione. Questo vi fa capire che depositare i dati è importante per la conservazione. Come si fa open access ai dati? Beh, se i dati possono essere aperti, chiaramente si fa un deposito, quindi in un archivio il più possibile, se esiste, tematico, quindi un repository disciplinare che la vostra comunità già riconosce e utilizza. È molto importante farlo perché questi archivi mettono a disposizione delle schede che descrivono i vostri dati, che li descrivono al meglio, perché sono specializzati su determinate tipologie di dato. Se non esiste un archivio disciplinare, lo potete, potete cercare la lista di archivi suddivisi per discipline su questo sito che si chiama, questo archivio che si chiama RetriData, potete andare a consultarlo. Se non esiste un archivio per la vostra comunità, potete usare un repository istituzionale. In Italia ne esistono veramente pochissimi, si contano sulle dita di una mano, altrimenti potete utilizzare un repository di tipo catch-all, cioè che può archiviare qualsiasi tipologia di oggetto digitale come Zenodo. Dovete descrivere molto bene questi dati per essere sicuri che chi li incontra sappia come utilizzarlo e poi potete renderli accessibili, aprirli. Si può imporre un embargo a discrezione del progetto o della tipologia di dato, quindi potete tenerli chiusi per un certo periodo di tempo e poi aprirli automaticamente quando questo periodo scade. E poi dovete dire come questi dati possono essere utilizzati da terzi, cioè qual è la licenza di riuso di questi dati. Depositate una ricca documentazione in modo tale che chi trova questi dati possa sapere come sono stati prodotti, chi li ha prodotti, se sono stati utilizzati dei protocolli particolari, dei setup sperimentali e così via, per comprendere al meglio questi dati. Vediamo ora l'ultima parte della presentazione che ci porta un po' a vedere che cosa la Commissione europea ha fatto finora e che cosa intende poi proseguire, come intende proseguire il percorso rispetto alle tematiche dell'open access, io direi più in generale dell'open science, perché non si parla solo di accesso aperto ai dati e alle pubblicazioni.
Questo è, diciamo, un riassunto della storia dell'open science in Europa. Parte dal 2007 con l'FP7, quindi il settimo programma quadro, il progetto pilota. Viene creata una Open Science Policy Platform con 8 priorità. Fra queste vi faccio notare che ci sono anche rewards and incentives, quindi ci sono anche delle politiche che sono discusse molto nel dettaglio in questo periodo su come si potrà mettere in piedi incentivi e come si potrà cambiare poi la valutazione della ricerca, quindi anche con gli indicatori e una nuova generazione di metriche che ci consentano di valutare in modo più qualitativo la ricerca che viene svolta. Tante iniziative importanti. La Commissione europea sta creando una piattaforma di pubblicazione aperta per i beneficiari dei suoi fondi. Quindi, a partire dall'autunno di quest'anno, i ricercatori che ricevono fondi europei avranno a disposizione una piattaforma gratuita di pubblicazione open access che aprirà completamente il processo di anche peer review, quindi voi potrete caricare su questa piattaforma il preprint che verrà sottoposto a peer review, quindi alla revisione dei vostri pari, della vostra comunità, attraverso un processo aperto e trasparente, e gestirà poi anche tutto il processo di post pubblicazione, quindi anche la cura e la conservazione degli articoli. C'è poi questa grande iniziativa sulla quale io spendo pochissime parole, ma che poi diciamo può venire discussa più nel dettaglio, magari negli eventi che stiamo pensando per voi successivi a questo seminario, che è lo European Open Science Cloud. Lo European Open Science Cloud è uno spazio virtuale di ricerca per l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati scientifici che vengono prodotti in Europa in tutte le discipline. È un unico punto di accesso per tutta la produzione scientifica europea che in questi anni è stato pensato e progettato e che sta per entrare nella sua seconda fase di test a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. Questa è un'iniziativa che io vi invito fortemente a seguire attraverso i link che vi ho messo a disposizione, ma potete chiedermi più informazioni, perché cambierà sostanzialmente il modo in cui i ricercatori europei fanno scienza ed è unica nel suo genere, perché nessun altro tipo di paese o continente ha mai pensato di condividere apertamente tutti i dati prodotti dalla ricerca scientifica. Andiamo poi un pochino più nel dettaglio di quelli che sono gli obblighi che la Commissione europea ha attualmente pensato per chi riceve fondi di ricerca attraverso i suoi finanziamenti. Beh, innanzitutto c'è da dire che la scelta fondamentale che voi dovete fare all'inizio del vostro progetto o comunque quando producete nuovi dati e nuovi risultati è quella di capire se volete sfruttare commercialmente i risultati della ricerca, quindi brevettare o comunque proteggere in altro modo i vostri risultati, oppure se volete fare disseminazione scientifica e quindi pubblicare. Beh, se decidete di pubblicare, entrate in una strada che vi obbliga per contratto. Quindi questo obbligo è contenuto nel grant agreement che voi firmate con la Commissione al momento dell'inizio del vostro progetto, è un obbligo contrattuale. Dovete per forza rendere accessibili le vostre pubblicazioni e gestire in modo corretto i vostri dati. Che cosa si può fare? Come abbiamo visto per le pubblicazioni abbiamo la strada verde e la strada oro, quindi pubblicare in riviste di tipo Gold Open Access che rendono accessibile immediatamente sul sito dell'editore l'articolo che voi scrivete, oppure scegliere di depositare con la strada verde in un repository di riferimento della vostra comunità oppure istituzionale la copia consentita per l'Open Access.
vediamo nel dettaglio il mandato alla letteratura, per la letteratura scientifica. Beh, qui c'è un obbligo contrattuale, cioè voi dovete per forza dare accesso aperto a tutte le pubblicazioni scientifiche peer review che vengono prodotte dal progetto. C'è un periodo di embargo attualmente previsto, in realtà per il prossimo programma quadro il periodo di embargo è stato portato a zero, vi spiegherò poi perché. Attualmente per il settore delle scienze STEM, diciamo, è 6 mesi, per il settore SSH 12 mesi. Che cosa dovete depositare? Dovete depositare il post-print o la versione dell'editore in una copia machine readable. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente un PDF che contenga esattamente quello che viene pubblicato dall'editore, quindi o la versione editoriale se vi è consentita, oppure il post-print, cioè l'ultimo manoscritto che voi inviate all'editore prima di ricevere l'accettazione per la pubblicazione. I metadati, quindi la scheda che descrive il vostro articolo all'interno del repository che scegliete per il deposito, deve contenere i riferimenti al progetto, questo per tracciabilità. Quindi sostanzialmente la Commissione europea, i vostri revisori, i vostri project officer considereranno valide solo le pubblicazioni che vengono marchiate in qualche modo con un riferimento al progetto, dove potete depositare in un repository che rispetti le linee guida di OpenAI. Vedremo poi dopo come funziona OpenAI. Questo è un obbligo contrattuale. Per i dati, diciamo che la situazione è un pochino più libera, cioè voi entrate di default all'interno di questo programma, potete richiedere un opt-out motivandolo. Che cosa dovete depositare? Sicuramente i dati che hanno portato a una pubblicazione, ma anche tutti gli altri dati che avete prodotto. Ripeto, il deposito vuol dire mettere questi dati al sicuro e conservarli, non vuol dire necessariamente aprirli. I metadati anche qui devono avere un riferimento al progetto, dovete usare un repository che rispetti le linee guida di OpenAI, dovete poi accompagnare il tutto con un data management plan, cioè un documento che spieghi come intendete gestire questa produzione di dati. Il principio con il quale dovete aprire o no i vostri dati deve essere il più aperto possibile e chiuso solo quando necessario. Che cosa vuol dire quando necessario? Beh, una di queste opzioni che la Commissione vi mette a disposizione. Quindi, come abbiamo visto, se volete sfruttare commercialmente o dal punto di vista industriale i risultati, se aprire i vostri risultati può mettere a rischio la sicurezza nazionale o europea, se ci sono dei dati personali che dovete proteggere, se condividere i vostri dati potrebbe in qualche modo influenzare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, se non producete nessun tipo di dato oppure per altre legittime ragioni. Queste ragioni non solo le dovete scrivere nel Data Management Plan, ma sono sottoposte all'accettazione da parte del Project Officer e dai revisori. Quindi non è detto che se voi scegliete una di queste opzioni come opt-out, di queste motivazioni per l'opt-out, vi venga poi consentito. Che cosa vi chiede sostanzialmente la Commissione europea? Vi chiede di gestire i dati per non perderli. Per questo è richiesto il Data Management Plan, che è un deliverable obbligatorio entro il sesto mese dall'inizio del progetto, e dovete rendere i vostri dati aderenti a quelli che si chiamano principi FAIR, anche se poi non li volete aprire. Che cosa sono i principi FAIR? Li vediamo in modo proprio molto base e poi lo approfondiremo se volete, se vorrete poi seguire il corso che abbiamo in programma per voi. Rendere aderenti i dati ai principi FAIR significa renderli findable, accessible, interoperable e reusable. Non vuol dire renderli aperti. Findable vuol dire che devono essere trovabili, quindi devono avere una collocazione precisa e di conseguenza possono essere citati. Accessible vuol dire che devono essere accessibili per almeno 10 anni. Anche qui, ripeto, non vuol dire aperti, ma deve essere chiaro come e chi avrà accesso a questi dati. Interoperable vuol dire che devono essere leggibili anche dalle macchine con un software libero, il più possibile libero. Devono essere integrabili con altri dati e possibilmente collegati ad altre risorse per comprendere bene come sono stati creati e
chi li ha creati. Devono essere reusable, cioè utilizzabili da terzi per un'ulteriore analisi, quindi si parla di trasparenza e integrità della ricerca, ma anche come punto di partenza per nuove ricerche. Ripetiamo che tutto questo deve essere aperto il più possibile, quindi i dati io li devo aprire il più possibile e chiuderli solo se è necessario. Come si fa? Beh, la tecnologia esiste già. Ci sono infrastrutture, ci sono strumenti, ci sono buone pratiche descritte, ci sono standard della comunità, procedure per rendere i vostri dati FAIR e poi per aprirli. Tutto questo esiste già, dovete solo imparare a conoscerli meglio. Attenzione però perché se voi siete destinatari di un grant europeo e non rispettate gli obblighi open access, ricordatevi che avete firmato un contratto che li prevede e quindi se non lo rispettate potreste andare incontro a sanzioni. Quali sono le sanzioni? Sono la riduzione o la sospensione dei pagamenti del grant. Fino ad oggi la Commissione europea non ha mai, a diciamo nostra conoscenza, applicato una riduzione del grant, ma ha già detto che a partire dal prossimo programma quadro è finito il periodo di adattamento all'open science. Vi ricordo che il percorso open science della Commissione è cominciato nel 2007 con l'FP7 e il primo programma pilota, quindi ormai non ci sono più scuse. Dovete ottemperare agli obblighi contrattuali. Chi vi viene incontro vi aiuta OpenAIR, che è la grande infrastruttura europea per l'open access. OpenAIR sostanzialmente è in connessione con tutti i repository, i più grandi repository del mondo. Si parla di 17.000 fonti. Raccoglie i dati. Per dati si intende non solo i dataset che voi diciamo, depositate, ma sostanzialmente raccoglie le informazioni di questi dataset attraverso le schede descrittive, i metadati che voi compilate quando depositate dataset o pubblicazioni nei repository, raccoglie informazioni sulle istituzioni che le hanno prodotte, i progetti che sono collegati ad essi, gli enti finanziatori e costruisce un grafo. Quindi costruisce dei collegamenti fra tutte queste entità che io vi ho descritte e poi lo mette a disposizione sul suo portale e soprattutto lo mette a disposizione degli enti finanziatori. Questi sono i numeri di OpenAIR, raccogliamo più di 40 milioni di pubblicazioni, 3 milioni di progetti, 10 milioni di dataset, ci occupiamo di software, serviamo più di 20 enti finanziatori. Poi che cosa facciamo? Se andate sul portale di OpenAIR potete vedere il grafo che noi costruiamo su diverse prospettive, la prospettiva istituzionale, il repository, il singolo progetto, il prodotto. Quindi, per esempio, nella pagina del progetto troverete tutte le pubblicazioni che OpenAIR ha raccolto ed ha associato al vostro progetto. Questi dati noi non solo ve li facciamo vedere, ma li inviamo agli enti finanziatori. Quindi, per esempio, quello che voi trovate sul vostro participant portal rispetto alle pubblicazioni prodotte dal progetto e ai dataset deriva proprio dal portale di OpenAIR. OpenAIR non è solo questa infrastruttura, ma è una rete di persone che fa supporto e formazione in ogni paese sull'open science. Copriamo 34 paesi e lo facciamo in modo specifico perché ogni paese ha un po' le sue peculiarità. Questi sono i nostri contatti. Per l'Italia, OpenAIR è coordinato dal CNR e comprende anche l'Università di Torino con Elena Giglia. Che cosa facciamo? Facciamo informazione e formazione come il seminario che state seguendo ora. Vi diamo supporto. E quindi vi rispondiamo un po' a tutte le vostre domande e vi aiutiamo a portare avanti gli obblighi contrattuali
contrattuali della Commissione e di altri enti finanziatori. Forniamo servizi per questo, forniamo servizi a 360 gradi, vi consentiamo di esplorare il grafo, quindi di trovare le copie open access degli articoli, di trovare i dataset, vi forniamo supporto a vari livelli e soprattutto vi aiutiamo appunto a ottemperare agli obblighi attraverso per esempio Zenodo, che vi consente di depositare qualsiasi tipologia di oggetto digitale, pubblicazioni, dati, software, tutto quello che voi producete. Vi forniamo servizi specifici come per esempio Amnesia, che consente di anonimizzare i dati eliminando le informazioni personali. Vi aiutiamo anche a scrivere i vostri data management plan attraverso un supporto dedicato, potete chiedere a noi supporto oppure potete utilizzare il tool automatico che vi mettiamo a disposizione, si chiama Argos e lo trovate sul nostro portale. Un servizio importante che facciamo per la comunità è quello di creare una visione del grafo che sia relativa alla comunità di riferimento, cioè sta nascendo ora quello legato ad EPOS, che è una delle infrastrutture di ricerca legate al settore della terra e dell'ambiente. Qui trovate, diciamo, divisi per comunità tutti i risultati, i progetti, le pubblicazioni, i dati di interesse per la vostra comunità in un unico punto di accesso. Gli amministratori della community possono scegliere le fonti per la raccolta di informazione, selezionano quindi il tipo di fonte che viene associata alla vostra comunità. Neonata è anche il gateway, quindi il servizio per la comunità, che si occupa di raccogliere tutti le tipologie di risultati, quindi ci tengo di nuovo a ripeterlo, pubblicazioni, dati, progetti relativi al coronavirus. Vi invito poi, dopo questo lungo seminario che sicuramente vi avrà stimolato, ma vi avrà anche confuso molto, ad approfondire. Stiamo programmando per voi un corso dettagliato su tutti questi aspetti e dettagliato non solo ma anche personalizzato sulle peculiarità della vostra comunità su Open Access e Research Data Management. Questo corso si svolgerà a settembre, quindi vi invito a informarvi attraverso il sito di OpenAir e del CNR nella sezione 20, perché presto, diciamo, metteremo online il programma di questo corso. Vi lascio poi con questa slide che anche qui, come quella dei 10 miti sull'open access, vi può fare riflettere parecchio. Questa è una raccolta di 50 scuse che i ricercatori negli anni hanno portato avanti perché non stavano condividendo i dati. Sono molto interessanti, molte di queste le potremmo dare anche noi per non condividere i nostri dati. Sostanzialmente molte di queste si basano sul fatto che questi dati non sono precisi oppure che le persone potrebbero, vedendoli, non capirli. Questo vi invito a ragionarci un pochino su, perché se i dati non sono chiari, come facciamo noi stessi a trarre conclusioni precise? E se i dati non sono chiari perché gli altri non riescono a capirli, forse è perché noi non li stiamo gestendo nel modo corretto. Allora, con questo io concludo la mia presentazione, passo ora la parola a Silvia, che invece ci parlerà un pochino più del dettaglio di GEO, di questa iniziativa che, scusate, concludo la presentazione. Silvia, ci sei? Questa iniziativa che è relativa proprio alla vostra comunità di riferimento. Per il mio schermo, no? Giusto? Ok, ti sentiamo? Sì, devi condividere il tuo schermo. Allora, io ti ringrazio innanzitutto per la presentazione molto chiara e molto esaustiva. E vi rubo altri 10 minuti e poi la passiamo alla discussione, credo, no? Sì, esattamente. Allora, sì. Vediamo se riesco a condividere, mettermi in in modalità, esatto, presentazione. E allora, io innanzitutto ringrazio Emma per avermi dato la possibilità di introdurre brevemente il gruppo di osservazione della Terra, il gruppo Earth Observation.
come uno degli esempi di, diciamo, di istituzioni che lavora per rendere i dati della ricerca scientifica aperti e disponibili proprio nel campo delle osservazioni della Terra. Io presento GEO perché diciamo, in qualche modo ne sono entrata a fare parte. La mia partecipazione a GEO è iniziata con il progetto Horizon 2020 EcoPotential, che è stato un grande progetto sull'uso dei dati di osservazione della Terra per lo sviluppo degli ecosistemi naturali. Questo progetto, per l'appunto, essendo un Horizon 2020, aderiva all'open, chiuso pochi mesi fa, aderiva all'Open Data Pilot che ha descritto Emma prima, precedentemente, e quindi per rispondere ai requisiti della call aveva proprio il mandato di rendere i dati aperti e le pubblicazioni della ricerca scientifica open access e aveva anche il mandato da parte della call di contribuire a GEO e in particolare a due iniziative di GEO che dopo vedremo, una sugli ecosistemi che si chiama GeoEco e una sulle montagne che si chiama GeoGnome. E quindi mi sono affacciata così al mondo di GEO e lo voglio condividere con voi. Che cosa è GEO? È un gruppo, diciamo, una partnership intergovernamentale, vuol dire quindi costituita da governi dei paesi, che ha lo scopo, diciamo, di migliorare la disponibilità, l'accesso e l'uso di dati di osservazione della Terra. E quindi ne promuove l'accesso aperto e gratuito. Quindi GEO ha proprio come mandato la condivisione di dati aperti, coordinati e sostenibili e di promuovere le infrastrutture per migliorare la ricerca e per informare decisori pubblici. Quindi diciamo, applica in pratica diciamo, i fondamenti della scienza aperta che Emma ha descritto precedentemente. Quindi diciamo, i fondamenti diciamo, programmatici di GEO stanno in tre documenti diciamo, internazionali diciamo, che definiscono l'azione della politica dei nostri paesi e sono l'Agenda del 2030 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Agenda delle Nazioni Unite, l'accordo di Parigi sul clima del 2015 e il meno conosciuto Sendai Framework, che è in realtà invece molto importante perché anche questo è un accordo internazionale sulla riduzione del rischio di disastri, che è nato, diciamo, dopo gli eventi di Fukushima. Quindi GEO, diciamo, supporta l'implementazione di questi programmi e fornisce, come fa? Fornendo i dati necessari per il monitoraggio alle politiche. Ad esempio, un esempio per tutti, quello dei Sustainable Development Goals, cioè del monitoraggio degli obiettivi, cioè del raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Quindi raccoglie e fornisce i dati alle Nazioni Unite, su mandato delle Nazioni Unite, i dati necessari per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Allora, com'è fatta GEO? Cioè, a GEO partecipano più di 100 paesi e più di 100 organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e l'Unione Europea, cioè la Commissione Europea. Il CNR è anche molto presente in GEO e lo vedremo successivamente. Quali dati di osservazione della Terra raccoglie GEO? Allora, i dati di osservazione della Terra riguardano, diciamo, ogni comparto, non solo i dati di tipo, diciamo, geologico, ma i dati che riguardano l'atmosfera, l'inquinamento, le terre emerse, gli oceani e tutti i dati satellitari, ma anche i dati in situ. E perché noi pensiamo che sia necessario, diciamo, mettere a disposizione a livello planetario i dati di osservazione della Terra? Oltre a tutte le motivazioni che ha spiegato Emma prima, cioè motivi di trasparenza, di facilitazione e fruizione dei dati della ricerca, c'è un motivo ben specifico che noi, diciamo, scienziati della Terra conosciamo bene ed è questo. Allora, quindi, diciamo, questa immagine, cioè, che conosciamo tutti e il cui senso è immediato, ci rende l'idea del fatto che la Terra è un insieme interconnesso e quindi i dati che riguardano lo studio della Terra devono essere gestiti e condivisi globalmente. Quindi, e non mi soffermo oltre perché questa immagine, diciamo, che parla da sola. Allora, per introdurre la filosofia di GEO e gli obiettivi che si pone, vi propongo di guardare insieme i due primi minuti di questa bellissima intervista a Barbara Ryan, che è una scienziata, diciamo, molto incredibile, definirei, che è stata fino a 2 anni fa diciamo, la direttrice della segreteria generale di GEO. Allora, adesso la condivido con voi.
The Group on Earth Observations is an organization of 90 member states and the European Commission, and more than, as of today, 75 participating organizations that come together to share Earth observation information. So data about the Earth, and that data can be collected from space, it can be collected from our oceans or from the ground. But the important thing is to start integrating this information, no matter who has collected it, so that it can address society's major problems. And so when we think about society's major problems, they're in agriculture, they're in biodiversity, they're in climate. We hear a lot about climate change. They are in energy and disasters and weather and water. There's an entire suite of society's environmental problems that would benefit from Earth observation data from all countries. We believe that if the data that's generated from these amazing Earth observation systems was collected at taxpayer expense, all taxpayers should have access to that information. I think it will also help with science literacy, with a better understanding of how the Earth behaves, if individual citizens can become more aware of the data that their governments are collecting. And the only way you can become more aware of that data is if it is released broadly at no cost, no additional cost to those taxpayers. The Earth behaves as an integrated system. If we look at the Earth from space, you can see clouds that rotate around the Earth, and they do not respect national boundaries. So activities that take place in one country may have an effect on another country, and we want to bring data from all 90 member countries of GEO together to address these environmental problems that affect us all. Allora, avete visto Barbara Ryan e lei ha spiegato molto chiaramente perché specialmente i dati di osservazione della Terra devono essere condivise. E mi è piaciuto, diciamo, far vedere proprio Barbara Ryan, la precedente, diciamo, direttrice generale di GEO, perché lei è stata la prima fautrice della politica di scienza di dati aperti negli Stati Uniti quando lavorava all'USGS ed è stata, diciamo, una pioniera, perché ha permesso che i dati Landsat, i dati satellitari Landsat, venissero resi aperti. Adesso, diciamo, i dati aperti Landsat sono diventati uno standard per i dati satellitari, diciamo, di tipo non commerciale, cioè quelli generati dai programmi istituzionali, e adesso la palla è stata passata al programma Copernicus della Comunità Europea, che è diventato, diciamo, il più grande programma di monitoraggio della Terra, diciamo, di raccolta dei dati di osservazione della Terra, e il programma più ambizioso, diciamo, attualmente esistente. Allora, GEO, diciamo, se vogliamo capire qualcosa di più sulla visione di GEO, sui benefici dell'open data, dobbiamo andarci a vedere questo documento che si chiama Il valore della condivisione dei dati aperti. E si spiega abbastanza bene perché quali sono i benefici per la società, diciamo, per dei dati aperti, oltre alle cose che ha spiegato Emma, cioè sulla facilitazione della ricerca scientifica e la trasparenza della ricerca scientifica. I dati aperti creano, diciamo, maggiori anche opportunità sociali ed economiche. In particolare, per esempio, abbattono le barriere d'ingresso alla conoscenza, no? Per esempio, faccio l'esempio del traslato dalle politiche sul software libero. La Commissione Europea
e l'Unione Europea hanno favorito il software libero. Noi in Europa non è possibile brevettare software, al contrario che negli Stati Uniti, ma questo non tanto, cioè non solo per motivi diciamo di trasparenza, ma anche per un motivo economico. Cioè il software libero facilita, cioè la non brevettabilità dei software facilita la possibilità di ingresso nel mercato del software, che è un mercato molto dinamico, soprattutto da parte di piccole imprese che non avrebbero i fondi per poter pagare i diritti dei brevetti, no? E quindi diciamo, i dati aperti stimolano a derivare le applicazioni downstream, no? E il programma Copernicus, che ho citato prima, è stato definito dalla Commissione europea stessa la Silicon Valley europea, nel senso che è un sistema di innovazione che permette fortemente la crescita economica attraverso una veloce circolazione dei dati. E la circolazione libera dei dati, cioè l'accesso libero dei dati, facilita anche la capacità dei governi di rispondere ai problemi sociali maggiori, quindi dovrebbe promuovere migliori processi decisionali. E fornisce anche capacità di istruzione per le giovani generazioni e l'accesso, cosa anche da non trascurare, ai paesi più poveri che non possono fare investimenti in infrastrutture costose, no? E quindi per esempio i dati satellitari, l'accesso ai dati satellitari Copernicus, che è accessibile a tutti, aiuta molto anche i governi dei paesi più svantaggiati. Allora, come lavora GEO? GEO ha un work program molto articolato. Ora vi faccio vedere questa slide, non per entrare nel dettaglio, ma solo per farvi vedere che esiste questa pagina dove si può accedere al programma di tutte le varie iniziative di GEO. E questi comunque sono sui temi principali, che sono quelli di cui abbiamo parlato, dal cambiamento climatico alla resilienza per i disastri, al sviluppo urbano sostenibile, al management delle risorse minerarie, all'agricoltura, alla sicurezza sul cibo, la salute, l'acqua. E nelle varie, è importante guardare questa diapositiva, andare a vedere questa pagina, perché è proprio dentro questa pagina dove ognuno di noi, scienziati della Terra, può trovare la propria collocazione attraverso le svariate iniziative, e quindi può trovare, se vuole contribuire a GEO, un posto dove stare. Allora, dove stanno i dati di GEO? GEO facilita la ricerca, la findability, come spiegava Emma prima, dei dati attraverso un portale, questo GEOS Portal, che è facilmente consultabile e dove si accede si capisce dove sono messe a disposizione le risorse che, come ha spiegato Emma, devono obbedire ai principi FAIR, findable, interoperable, accessible e reusable. Il passo successivo e ambizioso che GEO sta proponendo per il futuro è quello di passare dal essere un facilitatore dei dati a quello di essere un facilitatore della conoscenza attraverso l'implementazione di quello che si chiama il GEO Knowledge Hub, cioè non solo lo hub dei dati, ma anche della conoscenza generata da questi dati, che è un po' simile a quello che OpenAI sta facendo con il network che mette in connessione i dati, le pubblicazioni e le istituzioni. Allora, in Italia, se vogliamo entrare in GEO e contribuire a GEO, innanzitutto una cosa che non ho detto è che il contributo a GEO è gratuito e volontario, quindi le istituzioni, le persone, i ricercatori che vogliono contribuire a GEO lo fanno volontariamente. Il GEO in Italia, l'ho detto prima, è molto presente. L'Italia governa e coordina molte attività che fanno parte di GEO, della Strategic Work Program, e per esempio coordina una flagship che è il Global Observation System for Mercury, che è coordinata dal CNR,
due iniziative, è presente diciamo, come coordinamento in due iniziative, anche quella a coordinamento CNR, che sono GeoEco, diciamo, l'iniziativa sugli ecosistemi, e GeoGnome, che è l'iniziativa sulle montagne, che è diciamo, co-coordinata dal CNR insieme al Mountain Research Institute svizzero. E è anche presente in molte foundational task. Le foundational task sono, diciamo, i compiti istituzionali di GEO, che sono sotto la direzione del segretariato di GEO. E il rappresentante nazionale, cioè il GEO principal italiano, è il nostro collega Nicola Pirrone, dirigente dell'Istituto per l'inquinamento atmosferico e ex direttore dell'Istituto, e c'è diciamo, un alternate del GEO Principal che è Giovanni Rum dell'Agenzia Spaziale Italiana. E altri istituti di ricerca italiani che partecipano a GEO sono per esempio ovviamente l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, e l'INGV. Okay. Inoltre ci sono molti ricercatori che hanno aderito ai cosiddetti working groups, che sono gruppi di lavoro tematici, diciamo, trasversali alle iniziative. Per saperne di più su come funziona GEO e su come soprattutto funzionano i principi dell'open access dei dati, dell'open data, e come fare a mettere a disposizione i propri dati, i propri database, come connetterli al GeoPortal, GEO fornisce una struttura per il capacity building. Quindi diciamo, attraverso questo link che vedete qua si può accedere a documenti, webinar, e si può contattare si può contattare le persone che lavorano per il capacity building per imparare a condividere i propri dati, i propri software, le proprie piattaforme, le proprie database in GEO. Quindi diciamo, vi invito a partecipare e per saperne qualcosa di più al prossimo simposio, che sarà tra circa un mese, e a iscrivervi al simposio attraverso questo link, perché sarà completamente virtuale, e quindi potrete così, diciamo, possiamo così entrare a contatto con la comunità di GEO e probabilmente entrarne a fare parte. Grazie, grazie. Grazie Silvia. Dunque, a questo punto direi che possiamo passare alla discussione. Abbiamo una ventina di minuti, ma possiamo rimanere in questa stanza virtuale anche un pochino più a lungo. Ho visto che ci sono state delle domande durante le presentazioni. Gina ha già provveduto a rispondere privatamente. Io a questo punto vi chiederei di utilizzare uno strumento che si chiama Mentimeter, è uno strumento molto semplice. In questo momento vi condivido il mio schermo e vi faccio vedere come funziona. Pregherei quindi Gina, perché ho visto che ci sono alcune... Potete vedere tutto il mio schermo, credo, in questo momento. Silvia, mi puoi confermare? Sì, ti vedo. Ok, perfetto. Utilizzerai questo strumento per la discussione. È uno strumento semplicissimo, con il vostro computer, quindi dal quale state seguendo ora il seminario, oppure con il vostro smartphone, dovete semplicemente collegarvi al sito www.menti.com, lo vedete nella slide che vi sto mostrando ora, e digitare il codice che trovate in sovraimpressione. Il codice è 982523, ho visto che qualcuno sta già cominciando ad utilizzarlo, vi do qualche minuto. Questo strumento ci consente di farvi rispondere in modo del tutto anonimo a alcune domande, quindi cominciamo noi a fare delle domande a voi per conoscerci meglio.
vi posso dire che ci sono circa un centinaio di partecipanti a questo seminario attualmente. Abbiamo anche una ventina di persone che stanno seguendo la diretta sul canale YouTube e probabilmente sono quelli che non hanno fatto in tempo a registrarsi prima di questa mattina. Questa è una modalità che utilizziamo spesso durante i nostri eventi live, li trasmettiamo sul canale YouTube di Open Air. Mentre voi rispondete, io vorrei sottolineare che tutto il materiale che vi abbiamo mostrato, le slide contengono tutti i link alle risorse che io vi ho nominato, a quelle che a cui ha fatto cenno Silvia oggi, renderemo tutto disponibile, quindi le slide, la registrazione dell'evento e anche un documento, un PDF dove raccoglieremo le domande che oggi ci porrete risponderemo per scritto a queste domande, lasciando eventualmente materiale di riferimento in più, link e quant'altro, li renderemo accessibili sul sito di Open Air, la pagina dell'evento e sul sito dell'IGG. Per sapere qual è il collegamento che dovete seguire, vi invito a cercare l'evento sulla pagina, sezione eventi del sito del CNR, quindi andando sul sito, sul portale del CNR, cercate eventi e poi alla data di oggi trovate l'evento che state seguendo, lì trovate tutti i link necessari per risalire poi alla pagina dell'evento su Open Air e al portale dell'IGG dove troverete poi questo materiale. La presentazione e le risposte alle vostre domande saranno depositate in accesso aperto su Zenodo, quindi un altro modo che avete per cercare queste risorse sarà andare sul portale di Zenodo e cercare le informazioni di questo evento. Vedo e sono molto contenta, devo dire che la maggior parte delle persone che stanno seguendo questo seminario sono ricercatori, early career o anche più avanti con la loro carriera. Sono molto contenta perché a voi è dedicato questo evento, diciamo è ritagliato su di voi, il personale di supporto e il personale bibliotecario hanno fatto benissimo a seguire questo seminario, ma ci tengo a sottolineare che Open Air realizza corsi e eventi specifici per queste figure di supporto. Chiaramente l'open science è un argomento vastissimo e va affrontato in modo diverso per i diversi stakeholder che noi ci troviamo di fronte, quindi invito sicuramente le persone che ci hanno seguito e che fanno parte invece di una rete di supporto alla ricerca e della rete bibliotecaria a informarsi anche sul nostro sito, perché ci sono eventi dedicati a voi che chiaramente guardano ad aspetti un pochino diverso della cura del dato e dei repository, quindi sono sicuramente ritagliati meglio sulla vostra figura professionale. Allora, io vado avanti. E dopo questa domanda per conoscere meglio chi siete, vi faccio quest'altra domanda, cioè avete mai pubblicato in Open Access? Se sì, se avete utilizzato la Gold Road o la Green Road, se no o non sapete, chiaramente avete a disposizione anche questa opzione. Vedo che moltissimi hanno, non hanno mai pubblicato Open Access, tantissimi invece hanno utilizzato la Gold Road, che come vi ricordo è una strada, un modello di business degli editori scientifici che a volte, come ripeto, nel 27% dei casi, quindi il 27% di giornali che seguono questo modello di business, richiedono agli autori un pagamento delle APC, quindi un contributo economico per rendere accessibile al mondo, a chiunque, dal momento della pubblicazione, il proprio articolo.
pochi di voi utilizzano o hanno utilizzato in passato la strada verde. Spero che dopo questo seminario questa percentuale, insomma, salga. Se ancora non è chiaro, chiaramente, ripeto, questi argomenti sono molto vasti, ci sono molti aspetti tecnici, non ho trattato tutti gli argomenti in modo esaustivo, quindi chiaramente sarà difficile poi mettere in pratica da subito queste cose, ma ci sono tantissime risorse, le potete trovare sul sito di Open Air, che ha diverse guide a disposizione. Potete anche seguire il corso che abbiamo in programma per voi a settembre. Vi chiedo poi se applicate i principi FAIR ai vostri dati, se lo fate sempre, se lo fate a volte, se non lo avete mai fatto oppure se non sapete se lo state facendo, se lo avete fatto. Vi lascio qualche secondo. Bene, vedo che molti di voi hanno applicato a volte, oppure sempre, i principi FAIR ai dati che producono o che collezionano. Tanti non lo sanno. Beh, diciamo che questa è una risposta che io mi aspettavo, nel senso che i principi FAIR sono appunto principi, non sono degli standard. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, come poi imparerete magari più avanti attraverso i corsi oppure attraverso il materiale di supporto che esiste e che è molto vario, sono principi che possono essere declinati in modo molto diverso sia all'interno, sia diciamo nelle diverse discipline, sia anche all'interno della stessa disciplina. Quindi a volte non siamo proprio sicuri di aver applicato fino in fondo questi principi. Esistono delle best practices, esistono delle raccomandazioni, ma non ci sono degli standard veri e propri. Quindi spesso è difficile, per esempio, capire se sono stati applicati tutti i principi, cioè magari i dati sono stati resi findable ma non sono reusable. Chiaramente questo dipende molto anche da chi produce questi dati e come li gestisce. Andiamo avanti. Vi chiedo se avete mai condiviso i vostri dati in Open Access. Abbiamo visto che una cosa è gestire i dati con l'ottica di conservarli e con l'ottica di seguire i principi FAIR. Non è detto poi che questi dati effettivamente vengano aperti per vari motivi, li abbiamo visti durante il seminario di oggi, quindi possono contenere delle informazioni che sono informazioni magari confidenziali, possono essere soggetti in qualche modo a protezione, ci possono essere dei problemi rispetto a un eventuale contenuto di informazioni personali all'interno di questi dati, quindi non sempre questi dati possono essere resi liberamente, gratuitamente accessibili. La cosa importante, lo avrete capito chiaramente oggi, è che questi dati vanno gestiti nell'ottica sempre finale di conservarli nel modo opportuno, in modo che questi dati non vadano persi. C'è uno studio molto molto interessante che io non ho citato oggi, ma la Commissione Europea, anche attraverso, devo dire, la collaborazione di colleghi dell'IGG, è riuscita a stimare il costo del fatto che ad oggi i dati non vengono gestiti nel modo corretto. Beh, si parla di 26 miliardi di euro che ogni anno in Europa vanno persi per vari motivi. Chiaramente uno dei principali è che se questi dati vengono prodotti con dei finanziamenti pubblici e vanno persi,
poi in qualche modo andranno di nuovo riprodotti per poter proseguire le ricerche relative a quel determinato settore. Quindi c'è una duplicazione del finanziamento, a volte non solo duplicazione ma anche di più, dovuto al fatto che questi dati non vengono gestiti nel modo corretto. Allora, andiamo avanti. A questo punto vi chiedo quali argomenti vorreste approfondire durante il corso, scusate c'è un errore nella slide, durante il corso che abbiamo in programma per voi a settembre. Si parlerà di tanti aspetti, quindi la domanda che vi faccio è ci sono, qui non vi sto chiedendo delle domande che fate a me per rispondere, risponderemo più avanti alle domande, ma ci sono alcuni aspetti che magari vorreste approfondire, che non vi sono chiari, avete bisogno per esempio di conoscere quali sono gli strumenti che la vostra comunità mette a disposizione per portare avanti l'open science, avete bisogno di avere più informazioni rispetto ad argomenti specifici. Noi poi questo chiaramente lo sfrutteremo per creare il programma su misura per voi. Quindi vi lascio qualche minuto per scrivere. Ma intanto potresti rispondere a qualcuna delle domande che sono state fatte in chat mentre aspettiamo che si scrivano le risposte? Sì, certamente. Io so che Gina ha già risposto a qualcosa. Gina, se vuoi cominciare intanto a leggere le domande mentre aspettiamo che le persone scrivano. Sì, vabbè, come hai detto tu, poi per i materiali saranno messi a disposizione, molte persone ci chiedevano di questo. Allora, una domanda che ci arriva è, hai detto che depositare su Zenodo simili può aiutare ad aumentare le citazioni. Se viene citato il lavoro condiviso su Zenodo, non si rischia di toglierle dal conto delle citazioni sulla rivista, penalizzando quindi il conto dell'H-index o altri indici? Un'altra domanda, non so se... Allora aspetta, intanto rispondo a questa. Okay. Allora sì, sono due cose diverse, ovvero voi sapete benissimo che quando vengono raccolti dati, questi dati non tutti vengono utilizzati per una determinata pubblicazione. Quello che succede molto spesso è che i dati vengono raccolti e poi vengono selezionati, vengono analizzati e si scrive un articolo. Ora, se voi mettete a disposizione il vostro dataset completo, questo dataset può essere citato a parte. Questa è un'azione molto importante e ringrazio chi ha posto questa domanda perché mi permette anche di introdurre una questione che forse non era stata sottolineata abbastanza nella presentazione, mi rendo conto. La valutazione della ricerca sta cambiando. C'è una grossissima discussione all'interno della comunità, se volete saperne di più, per esempio la settimana prossima c'è una serie di eventi dedicati proprio a che cosa ci si aspetta per la prossima valutazione della ricerca, che è organizzato da l'EUA, che è la European University Association. Vi invito ad andare nel loro sito per vedere questi eventi e iscrivervi. Sta cambiando la valutazione della ricerca, si sta andando sempre di più verso un'apertura completa del ciclo, quindi il ricercatore, mettendo a disposizione tutto quello che produce, riesce a diciamo far mettere a disposizione tutta la sua produzione e può in questo modo essere valutato a 360 gradi. Un aspetto fondamentale sarà il riuso di quello che viene prodotto, cioè quanto i dati, per esempio, che io produco e metto a disposizione vengono citati, quindi si parla di citazione del dato, non dell'articolo, vengono citati e riutilizzati per creare nuova scienza e nuova conoscenza.
Quindi, tornando alla domanda, se voi non condividete i dati, nessuno li potrà leggere e riutilizzare e verrete penalizzati nel momento in cui cambierà il sistema della ricerca, che, ripeto, sta andando, la discussione è ancora in atto, ma sta andando sempre di più verso questa direzione, soprattutto per i ricercatori nello stadio iniziale della loro carriera. Ho visto prima dalle vostre risposte che ce ne sono diversi che stanno seguendo questo seminario. Quindi vorrei farvi notare che una cosa è scrivere l'articolo e citare l'articolo, una cosa è mettere a disposizione il dato e quindi poi rendere questo dato citabile da altri per far vedere che questo dato viene riutilizzato. Emma, qui posso? Sta l'importanza della citazione. Sì. Posso aggiungere una cosa? Io credo, diciamo, leggendo la domanda, che si riferiva a una situazione in cui l'articolo, tipo il preprint, viene ammesso su Zenodo, quindi con un DOI che è quello di Zenodo, poi viene anche pubblicato sulla rivista, no? E con un altro DOI che è quello della rivista. Certo. E quindi se, la domanda era se poi dopo viene citato il mio preprint e non l'articolo ufficiale, cosa succede al mio H-index? Viene penalizzato se poi dopo fate solo citazioni su rivista ufficiale, diciamo, quella commerciale? Dunque, la domanda è purtroppo non lo so, perché, come vi ho spiegato, i database delle citazioni sono ermetici, quindi noi non abbiamo idea di quali siano gli algoritmi di calcolo che stanno dietro a questi dati. Quindi non posso rispondere a questa domanda, perché appunto Scopus ci dà a disposizione il valore dell'H-index, ma non ci dice come fa a contare le singole citazioni dell'articolo, quindi io non so se, per esempio, Scopus tiene traccia dei preprint e se... quindi mette insieme queste citazioni. La cosa che vi voglio far notare è che comunque la tecnologia che ci consente di collegare il preprint alla versione finale editoriale esiste, sta nei principi FAIR, OpenAIR la applica in tutto e per tutto, quindi se voi avete depositato un preprint, lo avete messo a disposizione Open Access, avete pubblicato, avete una copia Open Access del vostro articolo, OpenAIR è in grado di riconoscere che si tratta della stessa pubblicazione e troverete sulla pagina del portale un'unica entry e diverse, diciamo, realizzazioni di questo articolo. Quindi la tecnologia esiste, ma stiamo usando fondamentalmente il contatore sbagliato. Presumibilmente tutto questo cambierà, perché l'idea è proprio anche quella di sganciarsi da questo sistema fortemente commerciale per la valutazione della ricerca. Emma, se posso per l'appunto aggiungere un tema che vorrei proporre per il corso, è avere uno spazio per discutere quali sono per l'appunto i modelli alternativi agli schemi di pubblicazione esistenti. Sì. E soprattutto se i tentativi fatti anche dalla Commissione europea con l'Open Access Pilot di Horizon 2020 o i repository istituzionali dei preprint sono dei modelli ritenuti validi per rispondere alle esigenze della comunità scientifica. Sì. Questo lo possiamo trattare. Credo che questo si ricolleghi ad un'altra domanda che ho visto nel question and answer che chiedeva più informazioni rispetto alla piattaforma di pubblicazione europea che vi ho mostrato prima. Purtroppo abbiamo veramente poche informazioni. Sappiamo che ci sarà un processo di open peer review che può essere svolto in molti modi. Si può andare dalla completa apertura, quindi con nomi di revisori e di autori in chiaro e anche le revisioni in chiaro, a modelli un pochino meno drastici, diciamo, dove magari le revisioni vengono rese pubbliche in modo anonimo una volta accettato l'articolo, dove c'è una selezione dei revisori. Ancora non sappiamo come sarà strutturata, perché il tender è stato appena assegnato, si parla di poche settimane fa, se ne occuperà F1000, che è un editore open che già ha implementato
lanciato l'Open Peer Review, quindi sarà una vera e propria piattaforma dove le persone potranno pubblicare. Non sappiamo se sarà un misto fra piattaforma di pubblicazione e per esempio repository. Verosimilmente no, perché esiste già Zenodo, quindi abbiamo già un posto dove depositare le nostre pubblicazioni se non abbiamo un repository istituzionale. Dunque, io andrei avanti intanto con il Mentimeter. Qui io vi ringrazio molto perché avete scritto un sacco di cose e noi ora le leggeremo tutte con attenzione e cercheremo di proporvi poi un corso comprensivo di tutto quello che ci avete suggerito. Qui se qualcuno ha altre domande le sì, può ci sono postare, un sacco di altre domande nella chat. Ok. Possiamo, nella chat le perdiamo un pochino. Scusami, nella chat, scusami, nel question answer. Nel question answer. Nel question answer. Allora, io vi dico, intanto se Gina ne può selezionare un altro paio, vi dico che abbiamo la necessità di chiudere questo incontro purtroppo a 1:10 perché c'è un altro evento che deve andare in onda. Dopodiché, vi ripeto, raccoglieremo tutte le domande e le metteremo, risponderemo per scritto e quindi avrete a disposizione tutto. Gina, sì, se possiamo andare avanti. Io vi pregherei, se avete scritto delle domande nella chat, di ricopiarle sul Mentimeter perché le perdiamo altrimenti. Allora, Gina? Sì, sono insomma diverse osservazioni e domande sulla valutazione, però mi sembra che sia nella chat sia qui nel question and answer siano emerse delle richieste a proposito delle risorse messe a disposizione dal CNR per okay. E i repository in generale. Okay. Sono diverse domande insomma sui repository. Ora magari se vuoi cominciare da una parte. Sì. Non... Sì. Allora, che cosa sta facendo il CNR per l'open access? Mi duole insomma ammettere che non sta facendo molto, nel senso che il CNR è coinvolto in tantissime iniziative open access, ricopre un ruolo fondamentale in Open Air, ricopre un ruolo fondamentale come abbiamo visto in Geo e nelle infrastrutture di ricerca, ricopre un ruolo fondamentale nella creazione di IOSC che vi invito a approfondire, ma dal punto di vista pratico degli strumenti che mette a disposizione per i suoi ricercatori purtroppo non abbiamo ancora molto. Non abbiamo un repository istituzionale, non abbiamo un supporto istituzionale organizzato e consolidato per dare supporto appunto ai nostri ricercatori. Vi posso però dare una buona notizia, vi posso dire che ci stiamo lavorando perché c'è un gruppo di lavoro open access che sta discutendo proprio arrivando diciamo alle conclusioni in questo momento rispetto a come mettere a disposizione un repository istituzionale aperto ai nostri ricercatori e come scrivere la policy che chiaramente regolamenterà l'utilizzo di questo repository. Vi ricordo che People, strumento che noi utilizziamo come CNR per depositare le pubblicazioni, non è un repository ad accesso aperto, quindi tutto quello che voi mettete lì rimane chiuso dentro People e serve solo, diciamo, People era stato istituito per poter ottemperare al bando WQR, quindi è una tecnologia che non consente l'accesso aperto, ma come detto esiste un gruppo di lavoro open access formato da diversi membri che sta lavorando in questa direzione. Noi cercheremo comunque di dare supporto anche ai nostri ricercatori come Open Air. Come vedete questo è uno degli eventi che abbiamo organizzato, ne organizzeremo altri nei prossimi mesi, ne abbiamo organizzati in passato, quindi vi invito insomma a rimanere collegati. Gina, c'è forse spazio per un altro paio di domande? Allora, sì, c'era una domanda a cui forse voleva rispondere Silvia, a proposito... Quella su dati satellitari? Esatto. Allora, sì, allora i dati satellitari del programma europeo Copernicus sono tutti liberi e accessibili, basta andare sul portale Copernicus
o sul portale Sentinel ESA dell'Agenzia Spaziale Europea e si trovano disponibili tutti i dati e adesso anche i dati Landsat sono disponibili. I dati, certo, ci sono dati commerciali di tipo satellitare che non sono gratuiti perché quelli sono di imprese commerciali. Noi abbiamo provato ad utilizzarli in EcoPotential perché la Commissione Europea, grazie a un accordo con ESA, ce li ha messi a disposizione, però devo dire che sono dati molto parziali perché sono dati che sono stati, diciamo, acquisiti on demand su siti specifici, per cui a noi alla fine non ci interessavano perché non riguardavano le località, diciamo, le posizioni geografiche di cui avevamo bisogno, mentre invece la copertura Copernicus è globale, quindi sono molto più utili, con un tempo di rivisitazione di circa 5 giorni, quindi molto molto frequenti. E su Copernicus si trovano anche dati in situ, non solo dati satellitari, anche quelli pubblici e accessibili. Riguarda la cartografia, certo, la cartografia non è accessibile, dobbiamo chiedere come comunità scientifica che lo diventa, diciamo, non è che le cose nascono da un momento all'altro. Barbara Ryan in USGS ha fatto una battaglia molto dura per ottenere l'apertura dei dati Landsat, diciamo, c'è bisogno di un cambiamento di mentalità che dobbiamo spingere tutti noi. Bene. Forse c'è tempo per un'ultima domanda. Esatto, tu stessa Silvia postavi questa domanda: esistono ad oggi molte open database nate da iniziative di singole istituzioni, qual è il destino di questi database rispetto ai repository? Sì, è una domanda che mi ha fatto una nostra collega, a cui però io non so rispondere tecnicamente. Io credo che, diciamo, in GEO questi repository, i nostri repository possono essere messi a disposizione in GEO se i server sono interoperabili, quindi bisogna entrare in contatto con i gestori di GEOS e lavorare con loro. Tra l'altro i gestori di GEOS poi in pratica sono i nostri colleghi dell'Istituto dell'Inquinamento Atmosferico del CNR con sede a Sesto Fiorentino, quindi sono anche facilmente raggiungibili, e quindi con loro vi aiuteranno a rendere interoperabili i vostri database sul portale di GEOS per quello che riguarda GEOS. Ok, non credo ci sia spazio per un'altra domanda. No, non credo, io vi lascio con l'ultima slide di questo Mentimeter, dove vi chiederei gentilmente di lasciarci 3 parole o 3 concetti che vi sono rimasti dopo la lezione di oggi. Si formerà sullo schermo una nuvoletta sulla base delle parole che voi digitate. Vi lascio questa slide aperta anche dopo il seminario, se volete nella prossima ora continuare a scrivere. E vi invito a tenervi informati sulla pagina del CNR, dell'IGG e dell'ISTI per capire quando pianificheremo il prossimo corso. Forse possiamo inviare una comunicazione insieme a quella anche che vi indicherà dove andare a ritrovare tutto il materiale, dove vi lasciamo poi tutte le informazioni per continuare a seguire le nostre iniziative, quindi utilizzeremo l'indirizzo email che avete lasciato in fase di registrazione. Io vi ringrazio perché avete fatto un sacco di domande interessanti, mi dispiace di non essere riuscita a rispondere a tutte, ma riceverete poi le risposte scritte. Silvia, se vuoi fare un ultimo saluto e poi grazie. Chiudiamo. E propongo un ultimo argomento per la prossima discussione, sì, ed è la questione della proprietà dei dati, perché un grosso problema, sì, di chi produce dati è: io faccio un sacco di fatica ad andare a produrre dati, poi viene il primo fisico di turno, li usa per fare un modellino seduto alla sua scrivania e pubblica 10 volte più di me, e questo è un problema che dobbiamo affrontare, cioè chi produce dati e fatto fatica a gestire strumentazione, andare in campo e così via, vuole che questo lavoro sia riconosciuto perché è un lavoro, esatto, che ha un valore.
Quindi su, esatto. su questo, siccome è un dubbio, per cui molte persone, diciamo, si tengono i dati nel cassetto perché hanno paura che il loro lavoro, che è costato soldi e fatica, non venga riconosciuto. Esatto, però, questo possiamo approfondire. Eh sì, andrà approfondito nel corso, senz'altro, perché è un argomento che interessa gli scienziati, diciamo, della Terra in maniera importante, perché per noi il lavoro di campo è molto, molto, molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qua, sono stata molto, molto contenta e siamo disponibili per tutte le altre domande e ovviamente raccoglieremo suggerimenti per il corso di settembre. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie Emma, mille. Grazie Gina, grazie all'organizzazione per averci dato questo ottimo strumento. Allora, arrivederci e alle prossime iniziative. Ciao a tutti. Ciao a tutti.